Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Il secondo trofeo Villa Evelina Lucrezia, il 12° incontro dell'amicizia alla Metaurense, le gare regionali alla Bocciofila Lucrezia, i campionati regionali juniores alla Bocciofila Fontespina. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Oggi riprendiamo il servizio sul secondo trofeo Villa Evelina alla Bocciofila di Lucrezia. Avevamo già ascoltato il presidente del comitato provinciale di Pesaro Urbino, Floriano Mariani, e diversi amici. Oggi ascoltiamo Augusto Berardi, presidente dell'ANFAS Forsombrone, e Gabriele Silvestrini, responsabile giovanile del comitato di Pesaro Urbino. A queste bocciofile che si sono messe a disposizione in diverse parti della regione, le vogliamo ringraziare tutte quante, ai dirigenti, ai volontari che accolgono i ragazzi durante la settimana. C'è questo circuito virtuoso che ringraziamo veramente si è creato e che tende a includere anche le persone diversamente abili che hanno dei diritti e che vanno rispettati. Sono sanciti dalla Costituzione, dalla Carta Universale dell'ONU, quindi credo che sia importante che anche le cosiddette persone normali, normodotate, prendano coscienza che anche questi hanno dei diritti. Oggi è una giornata, forse, non so, è un destino, e quando ci sono queste manifestazioni è sempre bello. È bellissimo perché è dalle 7 che sono qua stamattina. È un po' stanco. E ormai sono condannato a questa vita. Ascolta, diciamo Lucrezia fa una cosa un po' particolare che non fanno altri, cioè ci sono i disabili e ci sono anche i ragazzi delle scuole. Cos'è? In collaborazione con la scuola media qui di Lucrezia ci sono presenti 18 ragazzi, mi sembra, sì 18, che partecipano uno o due per ogni gruppo di diversamente abili che ci sono. È un'iniziativa che è partita l'anno scorso. E vedo che sta avendo molto successo perché è molto sentita anche da questi ragazzi disabili. Naturalmente anche qui a Lucrezia non poteva mancare il grande Tonino Tonelli. Ormai ci ripetiamo ogni volta che ci incontriamo, però è bello. Ma veramente è bello ridirlo e rimarcarlo perché è veramente sempre una bellissima giornata. Per venerdì, che siamo da noi, ha messo temporali di tutte le qualità. Vediamo cosa succede venerdì. Venerdì 13 alla Metaurense, speriamo che sia una bellissima giornata come oggi. Altrimenti è comunque sempre una bella giornata. Quando si è insieme con loro, è veramente, sono delle giornate belle, favolose. Poi se c'è il bel sole è sempre meglio. Qui a Lucrezia poi è una cosa particolare perché ci sono anche i ragazzi delle scuole. Sì, è stata un'iniziativa della società Lucrezia. L'anno scorso eravamo un po' titubanti, l'anno scorso il primo anno invece no, va bene, e per l'integrazione aiuta, serve tutto, va benissimo, va bene così, anzi è una buona idea, chi può la può anche continuare a tirarla avanti. E chiudiamo questa puntata rinviando alle prossime rubriche con una battuta da Romina. Da quanto tempo che non ci vediamo? Da tanto tempo, sì, è vero. Tutto bene? Tutto bene, sì. Tutto bene. Adesso abbiamo un nuovo acquisto, è vero Antonella? Ciao. Saluta la televisione. Ciao. Del 12° incontro dell'amicizia alla Bocciofila Metaurense abbiamo già mandato in onda due servizi con diverse interviste del presidente Tonino Tonelli, di Cosimo Landolfa e Floriano Mariani, di diversi amici, quelli di sempre, e oggi continuiamo con un'altra puntata, rinviando però il completamento alle prossime rubriche. Ascoltiamo il presidente della Federbocce Marche, Andrea Evangelisti. La Bocciofila Metaurense è, diciamo che alfiere di questo tipo di manifestazioni, le ha promosse sin da tempi non sospetti
credendoci subito e soprattutto instaurando una bella collaborazione con il centro di Ville Veline in particolare, e quindi lo sport per i diversamente abili, per cui credo che oggi sia doppia festa qui al Bociodromo Comunale, perché secondo me, oltre a dare un'occasione ulteriore di incontro e di sport a questi ragazzi, c'è anche il merito di questa società, del suo presidente in maniera particolare, di Tonino Tonelli, che hanno dato sempre linfa a questa attività. E naturalmente non poteva mancare Vera Caporaletti dell'ANFA Sconero Castelfidardo. Buongiorno. Vabbè, bene, bene. Come no? Bene, bene. È un bel ambiente, bravi ragazzi, si comportano bene, benissimo. Ciao, tutto a posto? Tutto a posto, tu? Tutto a posto, te? Io tutto a posto, tu? Tu? Allora, oggi cosa hai da dirmi? È una notizia un po' bella. Dimmi. È nato il nipotino. Davvero? Sì. Nipotino tuo? Sì. Ma dai, come si chiama? Nicola. Nicola? Oh. Allora oggi non parliamo di bocce, parliamo di Nicola. Nicola è nato veramente un bambino, veramente è nato bene. Nicola è nato ospedale. Noi vogliamo fare a giugno il battesimo. È vestito bene. Bene. Io vinco sempre a bocce e non c'è più quella crisi. Ma sei sicuro che non c'è più questa crisi? Più tasse. Ci sono più tasse e non c'è più la crisi? Non c'è più la crisi. Forse sarebbe meglio diminuirle le tasse, no? Sì. Diciamo qualcosa ai politici, cosa vorresti dire? Più tasse, più soldi. Meno tasse e più soldi. Meno tasse e più soldi. Al popolo italiano. Ai popoli italiani. Non ai politici. No, ai politici. Bravo. Buongiorno, ciao Fabrizio. Ciao. Tutti. Saluti tutti. Tutti. La mamma, il babbo. A tutti. Tutti. Come va? Buongiorno, come va? Bene. Bene. E come hai giocato oggi? Insomma. Così così? Vabbè. Non sempre va bene. Esatto. Nella rubrica della scorsa settimana vi avevamo raccontato tutto o quasi del primo trofeo New Wall, gara regionale per le categorie A e B separate sino al possibile, e del terzo trofeo GBA, gara regionale per la categoria C, organizzate dalla bocciofila Lucrezia. C'era rimasto da farvi vedere come sono arrivate alla vittoria le due coppie prime classificate nella categoria A, B e C. Ecco la cronaca delle due finalissime. Silvano Girolimini con il figlio Alex della bocciofila San Giustese contro Franco Morbidelli e Pierino Marini della bocciofila Passo Ripe, categoria A contro categoria B. Vediamo il tre pari. Nella categoria C si trovano di fronte Giuliano Bramucci, Stefano Cavallari, Olimpia Marzocca, Maurizio Renzoni, Fiorino Giancolini, Tavernelle, comitato di Ancura contro comitato di Pesaro Urbino. Purtroppo le due partite sono in campi attigui e le riprese non sono delle migliori. Siamo sul parziale di 3-2 per Maurizio Renzoni e Fiorino Giancolini su Bramucci e Cavallari, Olimpia Marzocca. E ora c'è il 4-2. Silvano Girolimini alla bocciata. Non prende il punto. Alex corta la sua boccia e questa si annulla sulla gomma di fondo. È secondo punto inserito da Franco Morbidelli. Pierino Marini annulla la sua boccia sulla gomma di fondo, poi con l'ultima boccia, vediamo, inserisce il terzo punto, bel balzo in avanti, raddoppio, 6-3.
E andiamo sulla categoria C con Fiorino Giancolini all'accosto. No, prende il punto. Ora ci prova Maurizio Renzoni. È corta la sua boccia. Rimane un punto, ora vediamo. Bramucci inserisce il secondo punto e c'è il pareggio. La bocciata di Marini è un punto per gli avversari. Siamo sul 4-6. Stefano Cavallari, ottimo il suo accosto. Ora vediamo. Tavernelle non ha preso il punto. Bramucci non inserisce il secondo punto, ultima boccia per Giuliano Bramucci e rimane un punto, 5-4. E di là due punti conquistati da Morbidelli e Marini che si portano sull'8-4. La bocciata di Franco Morbidelli colpisce Girolimini, tira il pallino e però non lo colpisce pieno. Ora allunga un pochino la boccia, tenta il colpaccio Marini, sottomano, sbaglia e 5-8. E di là Bramucci ha inserito un bel punto a fondo campo. Vediamo Renzoni cosa riesce a fare. E lascia il punto all'Olimpia Marzocca. 6-4. Pierino Marini alla bocciata. Colpisce. Girolimini. Colpisce bene anche lui. L'accosto di Morbidelli. Punto preso. Ancora Girolimini alla bocciata. Colpisce. Marini, ultima boccia. E il punto è preso. Siamo sul 9-5. Marini, bella bocciata. Alex Girolimini prende il punto, spazzato via da Morbidelli. Silvano Girolimini, ultima boccia per la San Giustese, ed è un punto, 6-9. Punto a terra per Tavernelli a fondo campo, Stefano Cavallari non lo riprende, siamo sul 5-6. Restiamo su questa corsia di gioco con Bramucci che ora ha preso il punto, Renzoni ha colpito e Bramucci prende il punto, 7-5 per Olimpia Marzocca. Pierino Marini colpisce, Morbidelli prende il punto. Silvano Girolimini colpisce anche lui, ultima boccia per Passoripe, punto preso Girolimini e lo riprende, 7-9. Bramucci, ultima boccia, ha tentato di fare qualche punto in più, è soltanto un punto, 8-5 per la squadra dell'Olimpia Marzocca. E ora vediamo cosa succede nella categoria AB. Non ha preso il punto Marini. Ci prova ora con l'ultima boccia che però si annulla sulla gomma di fondo. I Girolimini si avvicinano, 8-9. Tavernelle, ultima boccia, punto preso, Bramucci sbaglia la bocciata, ora ci prova Stefano Cavallari, colpisce e a fondo campo gli va bene, siamo sul 9-5.
Alex Girolimini sbaglia la bocciata e siamo sul 10-8. Doppio errore nella bocciata per Tavernelle, ora ultima boccia all'accosto, ha tirato la boccia corta, se ne va via solo quella, ora vediamo, se ne va anche il pallino e a fondo campo il punto è per l'Olimpia Marzocca e rimane un punto. 10-5. Girolimini tenta la partita. Girolimini, Silvano alla bocciata, se ne va anche il pallino e gli è andata molto male. Punto per gli avversari. Vediamo ora, ha tirato la boccia laterale Alex, il punto rimane agli avversari che si portano sull'11-8. E mentre Bramucci sbaglia la bocciata, dall'altra parte Girolimini ne ha sbagliate addirittura due. E ora vediamo cosa succede. Alex tira il pallino, lo sbaglia. Ultima boccia per Alex Girolimini. L'errore, la vittoria per Franco Morbidelli e Pierino Marini Passoripe. La categoria B ha superato la A. Prima gara che vinci questa. La prima di una lunga serie. Speriamo. Sei sempre bravo. Oh, m'arancia un po'. Il tuo compagno com'è? È un fenomeno. Un fenomeno, è vero? Il compagno mio è un fenomeno. Comunque la dedico a mia moglie e a tutte le nipoti. Bene, quanti ce ne hai di nipoti? 5. A chi la dedico? A tutti i compagni. A tutti. A tutti. Il compagno mio qui presente. Lo dedico anche al compagno mio qui presente. Dopo l'errore nella bocciata, ora Giuliano Bramucci ha preso il punto. Vediamo cosa succede. Un errore. Ora la boccia è stata colpita ed è soltanto un punto, 6-10. Stefano Cavallari prende il punto, ma non è troppo buona la sua boccia. Fiorino Giancolini e ora c'è Giuliano Bramucci che riprende il punto. Maurizio Renzoni tocca il pallino, punto preso. Ora Giuliano Bramucci alla bocciata. Straordinaria bocciata, 10-2-12. Vincono Giuliano Bramucci e Stefano Cavallari, Olimpia Marzocca nella categoria C. No, però è una bella bocciata l'ultima. Bellissima, bellissima, bellissima. Abbiamo giocato discretamente, non benissimo, ma l'importante è vincere. Un periodo buono, eh? Periodo buonissimo, solida dedica alla famiglia, ai nipoti, il compagno e alla società. Sì, anch'io la dedico alla famiglia, alla società e naturalmente al compagno che è stato formidabile. Solo 5 secondi di pubblicità, poi campionati regionali juniores alla Bocciofila Fontespina. Restate con noi.
Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Il comitato di Macerata e la Bocciofila Fontespina, nuovo centro tecnico regionale, hanno organizzato i campionati regionali juniores coppia under 18 e under 15 e under 12 a squadre maschili e femminili. È stata molto bella la mattinata alla Bocciofila di Fontespina, con tanti giovanissimi, 8 squadre maschili e 3 femminili, impegnati sui campi di bocce e con tanti genitori e dirigenti a seguirli con entusiasmo. È stata come l'apertura di una speranza sul futuro delle bocce, insomma, fra tante cose negative, almeno una positiva. Ascoltiamo il presidente del Comitato Provinciale di Macerata, Angelo Scocco, e poi il presidente della Federboce Marche, Andrea Evangelisti. Penso che sia andata abbastanza bene. Stamattina abbiamo avuto tutti gli under 12, addirittura abbiamo fatto 14 squadre. La boccia per Fontespina sembra una garanzia a livello organizzativo, penso che tutto sta procedendo per il meglio. Poi abbiamo anche un'altra manifestazione che sabato prossimo, sempre anche a Fontespina, con questa novità che sono i tiri obbligati, non lo so nemmeno io, comunque vedremo. Diciamo che siamo quasi alla fine di questo giro di campionati regionali 2016, secondo il mio parere questa è stata una delle giornate davvero intense, soprattutto non solo perché abbiamo visto molti giovani in campo, ma anche per il significato e in particolare legato alla categoria under 12, i più piccoli, coloro che si sono avvicinati da poco al nostro movimento. E senz'altro è bello, ecco, vedere bambini e bambine, che poi tra l'altro sono un po' una rappresentanza del movimento reale che c'è nelle nostre società, per cui oltre a loro chiaramente abbiamo visto di nuovo il valore degli under 18 e under 15, che sappiamo essere elevato, tanto è vero che diversi elementi sono, diciamo, sotto i riflettori a livello nazionale e non solo. E quindi, ecco, diciamo un bel ringraziamento alla Bocciofila Fontespina, a coloro che stanno dietro a questi ragazzi, perché quando si arriva qui non è che si arriva dall'oggi al domani, e l'appuntamento è senz'altro per l'ultima prova di sabato prossimo. Gli under 12, come abbiamo detto, hanno giocato il mattino a squadre con le prove che si effettuano abitualmente nei tornei esordienti, tiri di precisione, staffetta, l'accosta al cerchio. Naturalmente non è semplice seguire i punteggi delle varie squadre e pertanto vi facciamo vedere le immagini, le belle immagini di queste prove, e poi vi diremo qual è stata la classifica finale. Bruno, indovina un po' chi è? Chi è? È una
Ed ecco le classifiche finali degli Under 12 a squadre. Maschile, quarti classificati, Nicola Ceriscioli della Doro, Stefano Ferri, Daviele Raide, Meta Urense. Terzi classificati, Pietro Morganti, Danny Vigoni, Tommaso Biagioli, Ancona 2. Secondi classificati, Mattia Pistolesi, Fabio Marcozzi, Andrea Gioia, Ascoli 1. Primi classificati, Tommaso Martini, Matteo Martini, Anuar Malizzi, Ancona 1. Che bella scaletta che avete fatto! Under 12 femminile a squadre, terze classificate, Brigitta Otera, Ginevra Otera, Sofia Salvucci, Sofia Pistolesi, Ascoli 2. Seconde classificate, Ginevra Cannulli, Benedetta Necchi e Sofia Minardi, Meta Urense. Prima classificata la squadra dell'Ascoli 1 con Francesca Cannella, Sofia De Luca e Chiara Priori. Ora però c'è una cosa particolare, un piccolo futuro giornalista che intervista i giocatori e le giocatrici. Il venditore chi è? Io non lo so. Nemmeno. 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 Mango. Vai. Mango. Vai. Vai. Ciao. Abbastanza bene. Bene. Bene, bene, bene. Ciao. Ah, bella zio. Allora, volete fare, volete dire sì o no? Ma no, zio, sì o no? Sì. Che okay. Ah. Una bella domanda, dai. Fai una bella domanda. Allora, chi è il vincitore? Io no. Che avete giocato? Io da Sommaro. Abbastanza bene. Normale. Vabbè, dai. Normale. Come è andata? Bene. 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 Vai. Bene. Vai. Bene. Vai. Bene. Benedetta. Vai. Abbastanza bene. 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 Allora, è andata bene questa partita? Sono stati bravi. Tutti hanno giocato bene. Nel primo pomeriggio sono iniziate le fasi finali degli Under 15 e Under 18. Noi purtroppo per ragioni di spazio non possiamo raccontarvi tutto, però alla fine vi dobbiamo dire chi sono stati i vincitori, che ormai tutti li conoscono. Negli Under 15 a vincere sono stati Leonardo Cannella e Vittorio Marcaccio del Comitato di Macerata, che in finale hanno superato Filippo Guastaroni e Nicola Bonfigli, sempre del Comitato di Macerata. Negli Under 18, campioni regionali, Fabio Battistini e Andrea Sperati, Comitato di Pesaro Urbino, che hanno superato in finale Michele Mignani e Natname Yassine, del Comitato di Ascoli Piceno. Completeremo il servizio nella rubrica della prossima settimana. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.